Presidente, gentili colleghi, signor Vice Ministro, intervengo con qualche osservazione su alcuni contenuti della NADEF, l'impalcatura, come è stato detto, sulla quale si costruirà la prossima legge di bilancio 2020 e le manovre dei prossimi anni di legislatura di questo governo, forse. Innanzitutto prendo atto che il legante con i nostri nuovi amici in Europa resta la lotta a Matteo Salvini. Trovo poco giusto fidarsi di chi fino a questo momento e per decenni non ha considerato pari il nostro Paese, all'improvviso considerarli amici. Io continuo a rimanere molto diffidente. Ma veniamo a uno degli aspetti che mi sta più a cuore. Il nuovo mantra è la sostenibilità. E mi chiedo e chiedo all'Aula, chi potrebbe essere contrario a una rapida attuazione del Green New Deal? Ricordo però ai superambientalisti che esiste una fase di transizione che deve essere gestita con molta responsabilità, intelligenza e senso della realtà. Dobbiamo fare i conti con un problema gigantesco che è quello dei rifiuti, emergenza che oggi compromette la qualità della vita dei romani e di cittadini di molte altre città. La vergogna per lo stato di sporcizia e di abbandono di Roma, la città più bella al mondo, umilia l'intero paese davanti al mondo. Certo, si deve cominciare a eliminare aborigine e materiale di imballaggi più impattanti, cicli produttivi più rispettosi, ottenere energia da fonti rinnovabili, ma intanto esiste sui rifiuti un immenso affare sporco, gestito spesso dalla criminalità organizzata. Poiché alcune regioni nel passato hanno scelto di non costruire i termovalorizzatori, il male assoluto per i superambientalisti, allora non solo occorre strapagare per portare i rifiuti altrove, fino al paradosso di acquistare l'energia ricavata dagli stessi rifiuti, ma così si alimenta spesso un traffico illecito di rifiuti che, ad esempio, ed è cronaca di ieri in provincia di Como, vengono stoccati in capannoni affittati, questi rifiuti, e un bel giorno all'improvviso prendono fuoco, diossina quasi assicurata. La Lega propone da tempo l'end of waste, che finalmente, dopo 14 mesi, dovrebbe trovare soluzione nel decreto legge crisi aziendali. A proposito dell'operazione di ieri, ringrazio come sempre e faccio i complimenti a tutte le forze dell'ordine che hanno partecipato a questa maxi retata in Campania, Calabria e in Lombardia, che ha portato a 11 arresti. Ma parliamo ancora dei fanghi risultanti dalla lavorazione degli idrocarburi. Nel recente passato, la Lega ha provato invano in ogni modo a proporre di risolvere l'annoso problema con l'essiccazione dei fanghi e la successiva termovalorizzazione in impianti idonei. No, no e poi no. I fanghi sparsi nei campi ce li mangiamo perché si continuano a spargere in agricoltura. Vedremo se la paura di perdere ruolo, alcuni dicono la Boltrona, convincerà ora i 5 Stelle a correggere questa stortura, così come hanno eliminato dal loro linguaggio l'espressione analisi, per parlare di grandi opere, l'analisi costi-benefici. Infine chiedo che venga urgentemente affrontato un problema che interessa tutte le famiglie che hanno dei figli alla scuola dell'obbligo, che è quello del trasporto scolastico, che è un problema sorto all'articolo 5 del decreto legislativo 63 del 2017 in tema di attuazione del diritto allo studio. Ricordo anche un altro tema urgente, è portare a termine la videosorveglianza che è già stata passata alla Camera. Ogni giorno le cronache ci riportano violenze subite da bambini piccoli negli asili, da anziani e da disabili. Non è tollerabile, queste sono le vere urgenze. Bisogna aiutare i più deboli e insegnare che chi
delinque e non è civile in questo paese è punito finalmente. Grazie Presidente. Grazie senatrice Rivolta.